Ecco. Eccoci bentrovati, siamo una nuova puntata di Corriere Turismo dedicata appunto al turismo in questo difficile momento della pandemia Covid-19. Siamo con uno degli esperti del settore, si tratta del direttore di Alta Badia Brand, Roberto Huber, che saluto e gli do il benvenuto. Pronto? Ciao Roberto, molto Ah, molto sì. piacere. Perfetto, ben trovato. Allora, noi ci eravamo lasciati nel mese di gennaio, ci eravamo incontrati appunto parlando di tante belle cose, tante belle iniziative, della prospettiva di nuovi eventi che si dovevano svolgere a livello locale nell'Alta Badia, appunto in Alto Adige. E poi nel mese di marzo, intorno al 10, tutto si è interrotto appunto. E intanto com'è la situazione lì nella vostra zona, nel vostro territorio? Ma direi per il momento bene, abbiamo avuto chiaramente un po' di casi dopo la fine della stagione che adesso si sono abbastanza risolti, quindi la situazione adesso è abbastanza tranquilla. Noi qui in Alto Adige, come forse sapete, siamo un pochettino più avvantaggiati, possiamo già uscire di casa, le passeggiate sono consentite, da questa settimana possiamo andare in bicicletta, quindi c'è un pochettino più di libertà. Chiaramente la paura c'è stata tanta, adesso stiamo molto attenti, siamo pronti a capire come gestire la situazione. Però fortunatamente i casi già da qualche giorno non ce n'è più e quelle poche persone che sono state colpite stanno guarendo, quindi speriamo vada avanti in questa direzione. Benissimo, Roberto. Diciamo che tu cosa rappresenti? Qual è, diciamo, Alta Badia Brand? Chi sono i vostri utenti, i vostri associati, ecco? Siamo Alta Badia Brand, la struttura turistica dell'Alta Badia è un po' particolare rispetto ad altre realtà. Noi Alta Badia Brand siamo un consorzio che al suo interno ha tutti gli enti che fanno marketing nel territorio. Quindi abbiamo l'APT, l'associazione turistica, come primo chiaramente grande partner, che al suo interno poi ha tutte le categorie ricettive, che vanno dagli alberghi, vanno anche chiaramente bar, ristoranti, maestri di sci, c'è tutto, il trasporto, i taxi, quindi al suo interno ha tutti questi associati. Oltre a questo grande partner abbiamo i due grandi eventi del territorio, che sono la Maratona del Dolomites, che purtroppo quest'anno non potremo fare, e concluderemo l'opera l'anno prossimo, e la Coppa del Mondo di Sci, che è il nostro evento invernale. Il quarto grande partner è la società che gestisce tutti gli impianti di risalita dell'Alta Badia, che insieme agli altri partner definisce le strategie all'interno di Alta Badia Brand. Quindi noi come Alta Badia Brand, da un lato facciamo tutto il marketing nel territorio, dall'altro lato, grazie all'azione turistica, teniamo i contatti con tutte le categorie, quindi teniamo il sentore del territorio e gestiamo tutti i servizi che gli operatori ci chiedono. Perfetto, so che avevate organizzato anche un evento dedicato alla ristorazione. Ma gli eventi dedicati alla ristorazione sia inverno che in estate ce ne sono veramente molti. Fortunatamente d'inverno siamo quasi riusciti a farli tutti, partendo da Sciare con Gusto, che è la nostra iniziativa ormai da 10 anni, il collegamento tra i rifugi, gli chef stellati, i gourmet ski safari, dove abbiamo i chef stellati sul territorio, abbiamo poi il sommelier on the slopes che abbiamo fatto quest'inverno. Per fortuna siamo riusciti a farne molti, è saltato il wine ski safari a fine stagione, ma da questo lato siamo stati fortunati. Per l'estate chiaramente è ancora tutto in sospeso, stiamo cercando di capire quello che possiamo fare, quello che potremmo fare. Chiaramente le indicazioni sono poche in questo momento e dobbiamo lavorare un po' a scenari. Sicuramente da dire che il turismo e l'accoglienza comunque sono fatti di abbracci, comunque di rapporti molto stretti con le persone, quindi tutti gli eventi, tutte le cose che noi abbiamo pensato, sia a livello di ente turistico, ma anche a livello di singoli esercizi ricettivi, sono connessi con questa volontà veramente di essere vicino all'ospite, fargli capire quello che l'Alta Badia è. Tutta questa situazione farà sì che l'ospite probabilmente non vorrà questo, o lo vorrà in maniera molto limitata, quindi dovremo essere in grado di comunicare i nostri valori, comunicare i nostri prodotti, comunicare quello che siamo a distanza, quindi dobbiamo trovare un modo giusto al quale non eravamo chiaramente preparati come tutti quanti e credo questa sarà la grande sfida per l'estate che sta per iniziare. Ecco, non c'è ancora una data precisa, diciamo una fase 3. Pronto?
Dicevamo che non c'è una data precisa, la fase 3 probabilmente slitterà dopo, intorno alla metà di giugno o ai primi di luglio addirittura. Ecco, quali sono gli eventuali accorgimenti che voi apporterete nel vostro ambito, nel vostro territorio? Io chiaramente, come hai detto giustamente, non abbiamo ancora idea di quando la fase 3 inizierà, quindi stiamo lavorando scenari, stiamo andando a capire quando potremo partire. Qui a livello d'Alto Adige, come altre regioni, si sta tendendo un po' a capire se riusciamo a seguire un po' una nostra strada. Ci sono indicazioni che dicono che forse già a fine di maggio qualche albergo potrà aprire, quindi seguiamo, monitoriamo queste situazioni per capire se sono reali e se è veramente fattibile. Io, come ti anticipavo già prima quando eravamo collegati, noi ci sentiamo pronti, nel senso siamo pronti a partire, siamo sicuri che di essere in grado di adempiere quelle cose che lo Stato ci dirà di fare, ognuno nel suo piccolo, però chiaramente servono delle indicazioni, servono delle certezze, in modo che il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, quell'idea che abbiamo per l'estate, per capire se è realizzabile e che accorgimenti dobbiamo fare. Dico, realisticamente parlando, qui come detto l'inizio della stagione era previsto il 12 di giugno, credo sarà molto difficile chiaramente confermarlo. Noi con le nostre linee ci stiamo rientrando verso l'inizio di luglio, diciamo, ma non è una data certa, non ci sono certezze, non è una cosa che sulla quale siamo sicuri, però chiaramente dobbiamo definire una strategia. Per definire una strategia dobbiamo porci degli obiettivi. Noi, come detto, saremo pronti anche a breve, realisticamente pensiamo all'inizio di luglio. Se poi però le autorità ci dicono di poter partire prima, siamo ben contenti e non vediamo l'ora di poter partire con questa stagione. E volevo chiedere, quest'anno presumibilmente ci sarà quasi un blocco degli arrivi degli stranieri. Molte appunto nazioni del nord Europa hanno indicato altre nazioni per andare in vacanza, si parla addirittura di Slovenia, di Croazia, e questo va un po' a discapito delle nostre diciamo regioni, delle nostre località turistiche. Voi avete sentori in questo senso oppure vi sembra ricevete comunque costantemente delle richieste da parte degli stranieri e non solo degli italiani? Ma diciamo qui, essendo anche abbastanza vicini al confine, chiaramente siamo molto collegati con realtà di Oltralpe e quello che dici te è corretto, nel senso sicuramente ci aspettiamo difficoltà per l'ospite internazionale di venire in Italia. Purtroppo sarà così a inizio stagione, speriamo che si possa compensare questa mancanza verso fine stagione. Noi puntiamo molto verso il fine stagione, crediamo che probabilmente, o speriamo che la situazione si tranquillizzi e diventi sicura per tutti in modo di poter viaggiare, ma riprolungare la stagione nei mesi autunnali che sono meravigliosi, ma sul quale non si è mai lavorato ovviamente in maniera efficace e credendoci in maniera come avremmo dovuto fare. Quindi sicuramente per il fine stagione speriamo di lavorare in quella direzione, per l'inizio dovremo fare i conti con quello che dici te, quindi io sentendo anche un po' i governi austriaci, il governo tedesco, sono vicini a noi, sentiamo questa cosa da un lato per questioni di sicurezza, ma dall'altro lato sicuramente ogni governo, ogni paese vuole stimolare il suo turismo, quindi sicuramente credo ci saranno incentivi, ci saranno, speriamo no, ma delle limitazioni ai movimenti, quindi noi stiamo già facendo i conti con un turismo che sarà prevalentemente, se non del tutto, nazionale. Di quel livello di prenotazioni dei sentori che ho avuto io, l'ospite vuole venire, l'italiano non ha disdetto, vuole addirittura, alcuni hanno prolungato, da quello che ho sentito l'estero aspetta fino al momento in cui il governo decide qualcosa. Ti faccio un esempio, la Germania da poco ha deciso la data fino alla quale i confini rimarranno chiusi, nel momento in cui il governo, che veramente da questa certezza, l'ospite telefona in albergo, cioè, verrei volentieri, ma non ce la posso fare. Tanti di loro spostano le vacanze, questo chiaramente ci fa piacere, vuol dire che sono ospiti che credono al nostro prodotto e dicono non posso venire adesso, ma conto di venire in futuro. Però credo da un lato sia un problema che era questa riduzione, ma dall'altro lato potrà veramente valorizzare il turismo italiano, che forse dagli italiani viene un po' bistrattato, andando a cercare mete esotiche, non solo, che sono fuori dal nostro territorio. In questa maniera speriamo che la gente, quando potrà, in tutta sicurezza e con chiaramente le varie situazioni che si vanno a creare, vacanze, situazioni economiche, che saranno sicuramente una variabile importante, decidano di finanziare il turismo italiano e di visitare questi nostri
questi posti che sono meravigliosi da nord a sud. Credo sia un'opportunità questo. Dimmi un attimo, per quanto riguarda il voucher, diciamo da 300 euro o giù di lì, da fornire alle famiglie italiane, può essere, diciamo, per il turismo, no? Per andare in vacanza, può essere un aiuto giusto, corretto, oppure una cosa che forse non può significare qualcosa di importante? Ma io credo che con la situazione attuale, dove veramente certezze ce ne sono poche, tutti i settori, compreso il turismo, che fa una gran percentuale del PIL, è veramente in ginocchio, qualsiasi tipo di aiuto, anche minimo, chiaramente è ben accetto, nel senso, io credo che tante famiglie avranno difficoltà ad andare in vacanza quest'estate, penseranno varie volte se andare o meno, chiaramente tra i budget che loro possono mettere a disposizione in base ai loro risparmi è un'aggiunta che può essere 300, 500, più è meglio è, chiaramente sicuramente può spingere alcuni indecisi a dire comunque alcuni di giorni di vacanza li facciamo, quindi è un aiuto minimo. Non ci facciamo delle vane speranze pensando che la gente con quei 300 euro dica vado in vacanza a tutti i costi, ma possono essere un aiuto e speriamo che non sia l'unico. Io credo che il turismo, oltre a essere una gran parte del PIL, è un grandissimo mezzo di comunicazione del nostro territorio, dell'Italia. Non parliamo, sicuramente il punto importante è il fatturato che fa il PIL per far vivere, che fa il turismo per far vivere tutti i nostri territori, ma l'immagine del mondo è conosciuta per tante cose, tra queste il turismo, quindi non possiamo dimenticarci di questi e dobbiamo far sì che questo mezzo di comunicazione funzioni anche quest'estate e per i mesi futuri, in modo che quando poi i vari mercati si sbloccheranno la gente non vedrà l'ora di tornare. Io penso a questo settore, gli ospiti che ci comunicano il loro stato d'animo sui social network tramite mail, non vedono l'ora di tornare da noi e non vedono l'ora di tornare in Italia, quindi dobbiamo far sì che questo desiderio continui a crescere e questo lo possiamo fare noi da un lato, ma ci serve sicuramente l'aiuto anche dello Stato. Benissimo, un'ultima domanda prima di lasciarci, se tu dovessi fare una proposta o una richiesta al governo, sia locale, visto che siete regione autonoma, o al governo nazionale, che cosa richiederesti, oppure cosa proporresti? Ma io credo che il problema principale di questo periodo sia sicuramente l'incertezza che c'è fra tutti gli operatori, nel senso che dicevo prima c'è voglia di aprire, c'è voglia di partire, c'è voglia di rimboccarci le maniche, anche se sarà difficile, ci saranno un sacco di disposizioni da seguire. Credo che quello che noi chiediamo come esponenti del turismo al governo è di mettere il prima possibile queste linee sulla carta e di dirci per partire serve questo e potremo partire a questa data. Quando noi avremo questi dati definitivi o i più definitivi possibili a disposizione, possiamo veramente cominciare a lavorare, a pensare al nostro futuro. Adesso come adesso tutti stanno facendo il loro compito a casa, credo stanno già pensando quando aprirò farò così, però è molto molto difficile farlo senza certezze, quindi speriamo che a brevissimo arrivino queste disposizioni che dicono a tutti gli operatori, se hai un bar, se hai un albergo, se hai un ristorante, devi seguire queste disposizioni, se segui queste puoi partire. E chiaramente speriamo che queste siano disposizioni logiche, perché chiaramente non c'è certezza, come ho detto prima, probabilmente siamo sovrainformati anche in maniera sbagliata, con fake news e ogni tipo di informazioni da ogni parte. Sono uscite delle proposte anche a mio parere assolutamente realistiche, le varie barriere, le varie distanze, nel senso bisogna mettere delle disposizioni certe, immediate, ma realistiche, in modo che i vari ambienti, le varie destinazioni siano in grado di adattarsi. Quando avremo questa base siamo in grado di partire. Io non sono per un'apertura incondizionata di tutto il prima possibile, perché i rischi sono ancora enormi, però dobbiamo cercare di farlo il prima possibile, in maniera più intelligente possibile, anche perché se rischiassimo una seconda ondata, quello sarebbe un problema enorme, quindi ci vogliono degli accompagnamenti. Non è un lavoro facile, non vorrei essere nei panni di chi deve farlo, però purtroppo ci serve veramente come il pane questo. Benissimo, vogliamo dare i dati per potervi contattare, il sito internet, un indirizzo email, nel caso qualcuno volesse chiedere direttamente informazioni o notizie?
Assolutamente con piacere. Il nostro sito ufficiale è www.altabadia.org, l'indirizzo mail di riferimento è info@altabadia.org. Rispondiamo sempre a questi contatti. Se qualcuno vuole seguire sui social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, i nostri canali, con molto piacere li aggiorniamo costantemente. Anzi, in questo periodo stiamo lavorando molto per accompagnare le persone che sono a casa con tutta una serie di contenuti che spiegano meglio l'Alta Badia. Abbiamo fatto dei corsi di ladino, abbiamo spiegato come lavorare qui, faremo delle dirette, quindi con piacere se la gente è interessata al nostro territorio, ci farebbe molto piacere se ci seguissero. Benissimo, allora ringraziamo Roberto Huber che comunque continuiamo la conversazione offline subito dopo questa diretta. Noi ci vediamo domani mattina alle ore 10:30 per un'altra videoconferenza. Buona giornata e buona serata a tutti.